Ciao a tutti amici, pronti per un'altra puntata di Quarantalk? Quest'oggi abbiamo una cantante che molti di voi conosceranno, è una cantante che sta scalando le classifiche della musica indipendente, musica indie italiana, con un gran pezzo peraltro, dobbiamo dirlo, è già disponibile su tutte i principali store. Ciao Gabriele. Prossimamente ci vedremo anche con te. È già disponibile su tutti i principali store, è già disponibile su YouTube e perciò quest'oggi saremo in compagnia di Mille. Aspettiamo che si colleghi, dovrebbe esserci. Vediamo un attimo. Dovrebbe esserci, dicevamo, aspettiamo che riceva la richiesta. Eccoci! Eccola! Ciao Elisa! Ciao, buonasera a Benvenuta! tutti! Grazie! Benvenuta qui a Quarantalk. Ti ho chiamato Elisa, scusami. È l'abitudine di chiamarti col tuo nome, di Sì, no, conoscerti col tuo mi nome. giro, cioè capisco che ci sei, cioè, anzi, sono più abituata a sentirmi chiamare Elisa, qui dentro casa, quantomeno, insomma. Come stai? Bene, bene, diciamo che in Tutto bene? questo periodo la prima domanda che si fa è la salute. Com'è? Brava. No, come fanno le signorotte quando vanno a fare la spesa, no? Quelle incontro al mercato. Ecco, no, la salute è tutto bene. Tu come stai? Tutto bene, grazie. Io ho scelto, dicevo anche negli scorsi live, siccome io sono un amante dei colori, ho scelto di fare tutte queste dirette. Sono anche un appassionato di pullover colorati. Ogni diretta con un pullover colorato di un colore diverso, così perlomeno Ottimo. coloriamo un po' la vita. Ottimo, ottimo, bravo, bravissimo. Io sono Eccola. tutta a casa abbastanza tappezzata di lucette, di colori, di candele, Ma di sì, cose. ci Ci vuole, ci vuole. vuole. Poi peraltro neanche a farla Vedo che apposta. anche c'hai il bacio di Clint dietro di te. Sì, c'ho il bacio perché in questo momento non ci si può manco sfiorare e quindi Certo. mettiamoci il bacio. In mancanza d'altro c'è comunque Clint che ci ricorda che esiste quella sfera della vita lì. Qualcosina, qualcosina. Senti un po', allora, romana di nascita, si può dire? Sì, nello specifico Ecco, di Velletri. a bel spettacolo, Velletri. Velletri, castelli romani dove si mangia Che molto bello. bene, si beve bene. Velletri è l'ultima cittadina dei castelli romani. Che spettacolo, ci sono stato, peraltro perché ho degli amici laggiù e quindi ho avuto modo di testare personalmente come si mangia e come si beve. Bra, esattamente come si mangia e come si beve. Ci siamo capiti. E milanese d'adozione, però. Sì, milanese è ormai fissa, cioè ho la Fissa. residenza, il medico di base, il tagliatino per il parcheggio. Milanese, Cioè, ufficialmente milanese. sei diventata giargiana. Sì. No, dai, ma da un anno e qualche mese. E c'è stato questo trasferimento in massa e felice, Boh. devo essere. Com'è stato questo passaggio dalla realtà, diciamo, di Velletri o comunque romana a quella milanese? Hai trovato differenze? Hai Ma trovato. in verità io questo era il mio ottavo o nono trasloco, quindi diciamo che no, ho cambiato di diverse città, ho abitato anche a Roma, poi sono tornata a Velletri, poi sono andata alla Trivia, poi sono tornata a Roma, quindi ho girato parecchio. Questa città è molto accogliente, molto bella come città, ma anche proprio come cittadini. I milanesi mi hanno accolta a braccia aperte, Bene. ho trovato sempre molta cordialità e apertura. È a misura d'uomo, è una città che ti vivi a piedi, è molto comoda. E la differenza l'ho trovata forse in questo, perché l'ho sentita subito in una cittadina mia, eppure una grande città, quindi Certo. però mi sono sentita subito a casa, è Molto. una cosa molto bella. Molto spesso c'è un po' il luogo comune, no? Del nord più freddo,
proprio come rapporti umani, mentre il centro-sud in particolar modo molto più caloroso, molto più verace, come si dice. Ma sai, sono approcci diversi. Diciamo che il calore io l'ho sentito subito qui. Cioè, mi capitava almeno, insomma, l'anno scorso che mi perdevo, no? Perché il mio obiettivo era: voglio scoprire la città, quindi vado senza navigatore, senza sapere dove mi trovo. E quindi mi capitava di fermarmi e di, ecco, però non mi sono persa davvero. E c'erano persone che magari mi dicevano: signorina, tutto bene? Ci Ha pensa? bisogno? E quindi io Bene. rispondevo: sì, ma mi volevo perdere. E quindi no, ho trovato un grande calore. E sono approcci diversi, sono approcci Ok. proprio diversi, però. E poi devo dire, la nebbia qua non c'è, cioè è un falso mito. Non Non esiste esiste, è più, come il non esiste Molise. più. E forse sì, non esiste forse come il Molise, ma io cioè, ogni volta che magari giù piove, mia mamma mi chiama: lì sta facendo brutto? No, qui c'è il sole che spacca le Boh. vetre. Cioè, è proprio incredibile. Non è vero, la nebbia non A esiste volte si pensa invece, ci sono questi luoghi comuni che proprio si associano in più. continuazione. Esatto, ma non c'è più. Poi ora in questo momento credo ancora meno, insomma, perché comunque Esatto, senza movimento smog. azzerato. Sì, probabilmente se ci fosse stata non me ne sarei accorta, perché comunque io qui ho la faccia in un cortiletto interno e il sole lo vedo di riflesso, cioè se l'inquilino davanti apre la finestra, il sole non riflette, quindi a me non mi arriva. Ah, quindi proprio. Sì, quindi pure se ci fosse stata la nebbia probabilmente non me ne sarei accorta. Elisa, io parto da lontano per arrivare poi a quello che è oggi. Parto da lontano perché è inevitabile che il tuo viso, la tua voce e la tua immagine siano associati ai Musique. Era il 2015, iniziata quantomeno, sulla grande ribalta, lo possiamo dire, l'avventura con i Musique. Grande successo. Peraltro, piccola parentesi, io e te siamo amici dal 2015 su Facebook e non ci siamo mai parlati. Sì, perché rimasi subito, come si dice, stregato proprio dalle vostre sonorità, dai cantati. Fu veramente una bella sorpresa per me. E Grazie. quindi ti contattai per quello, poi non c'è mai stato modo di far niente, ma vedi che poi il tempo risolve tutto. Eh sì, ci si rincontra, in qualche modo ci si rincontra. E poi si arriva, dopo questa cavalcata con i Musique, che peraltro continua, possiamo dirlo, si arriva un giorno dove nasce il progetto 1000. Esatto. Io ho una domanda da farti perché sul tuo profilo Instagram mi è balzata all'occhio questa cosa, questa citazione. Alla bimba rivoluzionaria che sono, alla donna musicista che sono, a 1000. Quindi si può dire sostanzialmente che 1000 è un po' la sintesi di quello che è Elisa Pucci. Sì, la somma di tutte queste cose che hai raccontato. La bimba rivoluzionaria, io sono molto legata alla bambina che ero, che sono stata e che un po' mi sento ancora che c'è, esiste. E sono molto legata perché io avevo una grandissima faccia tosta. Quando mi sono iscritta allo Zecchino d'Oro, ho falsificato la firma di mio papà. La sapevo, questa sarebbe stata una domanda che ti avrei fatto dopo. Sì, diciamo quella cosa lì, io non ho assolutamente badato alle conseguenze che avrei potuto subire, molto amare. Questa intraprendenza me la sono portata un po' dietro. Nel tempo la rivoluzione diventava evoluzione quando si assestavano le cose. Fatto casino. Perché, come? Ho Infatti, fatto casino. giusto. È diventata poi evoluzione perché poi le cose si devono sedimentare, quindi tutta quella veemenza, tutta quella voglia di fare, quella grandissima intraprendenza che aveva comunque l'ambizione di portare a qualche cosa di concreto, ecco, tutta quella cosa lì si è poi trasformata in
evoluzione, perché credo che i cambiamenti si facciano con il tempo necessario, con l'esperienza necessaria. Certo. Quindi mi porto dietro quella faccia tosta, ma mi porto avanti anche con tanta riflessione sulle cose, con consapevole che sì, l'intraprendenza ci sta, ma ci sta anche dare lo spazio e il tempo giusto per far sì che le cose poi avvengano. Così come poi è nato il progetto Mille, perché io non scrivevo in italiano, scrivevo solo ed esclusivamente in inglese. E Ok. ovviamente le prime canzoncine di quando ero piccola, ma piccolissima, erano in italiano, ma non avevo ovviamente una band a 9 anni e quindi non potevo andare in giro a suonare le mie canzoni. E quindi parto da quello, ma poi il lavoro vero, insomma, io l'ho sempre concepito in inglese con i Mosic. Certo. L'esigenza poi di scrivere in italiano ha fatto sì che tutta quella voglia che c'era di fare si sedimentasse con le canzoni che poi ho scritto e ho cominciato ad accumulare. A metter su. Sì, peraltro, allora, la cosa che mi è subito balzata all'occhio di Mille è come, e questo è un merito tuo, come tu sia riuscita veramente a cambiare il personaggio. Cioè, non l'Elisa Pucci, frontman dei Mosic, grintosa, piena di carica e che trasmetteva un'energia incredibile, ma una cosa molto più between the line, più indie proprio, una cosa più che arriva più diretta al cuore delle persone, più soft e anche sotto un punto di vista strettamente musicale molto orecchiabile. Ma guarda, la lingua italiana, cioè, non ti dà tregua, non ti permette di mettere filtri. Quindi, nel momento in cui ho iniziato a scrivere, mi sono ritrovata che dovevo essere assolutamente io, senza nessun tipo di media, anche con gli altri della band, senza nessun tipo di sovrastruttura. Dovevo essere semplicemente io, perché la lingua italiana ti costringe a fare questo, ma anche te lo permette allo stesso tempo. Certo. Quindi le canzoni hanno poi dettato legge, hanno tracciato un percorso ed è stato molto importante cavalcare questa cosa, riconoscerla, perché inizialmente potevo averne anche un po' di paura, perché comunque la comfort zone di una band che stava facendo tante cose e io non avevo, ero molto soddisfatta. Quindi nel momento in cui poi è finito il tour, sai, i post-tour sono i momenti in cui ci si siede, si ha la calma necessaria per fare un po' di considerazioni. Sì. E quella calma lì ti mette nella posizione di doverti scontrare, ma anche incontrare con tante cose che non avevi preso in considerazione. Certamente. E quindi le canzoni poi hanno fatto quello che è successo dopo. Fai le tue riflessioni in quel momento e fai i tuoi conti, valuti, e decidi che è il momento per fare un passo di questo tipo. E nasce Esatto. così. E nasce così il progetto Mille, peraltro su tutti i principali store digitali adesso c'è Animali, Esatto. che è il nuovo singolo, c'ho un botto di roba qui da chiederti, te lo dico. Vai, vai. Ah, io sto seduta, sto comoda. Ah sì, anch'io, ormai ci siamo abituati a star seduti. Sì. Allora, Animali... Ti chiedo innanzitutto, perché al primo ascolto non sembra, però poi, siccome io, diciamo che mi devi un centinaio di visualizzazioni del video in questo momento, quindi poi ci mettiamo d'accordo. Sono molto contenta. Sentiamo dopo allora. Ok. Mano a mano che lo ascolti, ho sempre di più avuto l'impressione che sia un pezzo scritto e concepito per questo preciso momento. Dimmi se sbaglio, perché inizialmente non mi sembrava assolutamente così. Ma infatti non lo è, perché io l'ho scritto un 3 ottobre, ma
non è assolutamente un pezzo che ho scritto in questo momento, cioè mi hanno fatto notare, sai, la domenica è un giorno uguale. È un giorno come un altro, esatto. Non l'ho scritto, mi fa molto piacere quando ci sono canzoni che rappresentano un po' la nostra storia, indipendentemente da se la storia poi è vera, no? Questa cosa è molto importante per me, perché ci si può comunque agganciare a questa canzone. In verità noi dovevamo uscire in questo momento, si doveva uscire, e anzi ovviamente questa emergenza ha fatto sì che delle cose non sono uscite subito, proprio perché per me la prima cosa era capire che cosa stesse succedendo fuori. Certo. Credo che la musica abbia una grandissima importanza, non è essenziale per la sopravvivenza, ma un po' lo è, perché immaginiamo una quarantena senza la musica, sarebbe stata molto diversa. Però io questa canzone l'ho scritta in un momento in cui mai mi sarei immaginata che avrei poi vissuto una pandemia globale. Sì, sì, una roba del genere, insomma. Che avrebbe raccontato delle cose che poi avrebbero vissuto anche altre persone oltre me. Sì. Dimmi. No, perché ti interrompo un attimo, perché la sensazione, appunto... il discorso degli animali, che mi ha fatto pensare magari anche agli animali in gabbia, no? Gli animali, siamo animali con degli istinti, peraltro c'è una dicitura ben precisa che è fighissima, parli di animali abituali, sì. E quindi con abitudini che si ripercorrono, sì, sì, quotidianamente, e anche quello porta l'ascoltatore, magari non un ascoltatore che l'ascolta così, ma un ascoltatore che se l'ascolta diverse volte arriva a dire: cazzo, ma questa è scritta per ora. Cioè, è incredibile. Beh, è un bene, perché comunque vuol dire che sei riuscita in ogni, diciamo, in ogni modo a descrivere la quotidianità. È la cosa più difficile, forse. No, allora, non sono una chiaroveggente, ma... È passato, l'ho visto. Sì, è passato. Si è vestito nero perché pensava che si poteva confondere, invece no, perché la casa è tutta bianca, quindi comunque è passato, andare a girare il ragù. Ma in verità io ho spesso vissuto, mi sono autoquarantenata diverse volte nella mia vita. Mi piace molto la solitudine, paradossalmente mi fa compagnia. Poi, facendo il lavoro che faccio, sto molto a casa, perché è qui che scrivo, è qui che compongo le mie canzoni, quindi stare dentro casa è una abitudine, se vogliamo. Certo. E spesso ho vissuto anche determinate relazioni, ovviamente non la mia dolce metà, perché se scrivessi a lui una canzone vuol dire che è andato tutto male, quindi giusto per... Generalmente, sì. Il cliché dice quello, insomma. Sì, le canzoni si scrivono per non le persone presenti, almeno questo è, diciamo, la mia storia, ecco. Certo. E spesso mi sono sentita quarantenata anche in un rapporto d'amore. Quindi questo senso di gabbia, di finitezza, è una sensazione che è presente, è tangibile in animali. E, mi fa sorridere il fatto che poi si sia concretizzata anche per altre persone questa... È veramente una casualità clamorosa. Clamorosa, veramente. Il video, peraltro, è disponibile su YouTube, ricordiamolo. Sì. E peraltro è stato inserito nella playlist Novità Indie Italiano, se non sbaglio. Esatto, sì. Quindi insomma, con dei nomi di tutto rispetto, oltre al tuo. Sì, diciamo ero in ottima compagnia, sono in ottima compagnia in quella playlist. È sicuramente un contenitore, un contesto di fruitori poi di musica che sono molto appassionati, molto interessati e anche molto aggiornati. Quindi per me è stata una grande occasione quella. Bello, molto bello. Penso che sia una bella soddisfazione anche personale proprio. Sì. Ma è una soddisfazione personale anche per il fatto che
proprio per quella canzone, per il momento in cui l'ho scritta, per come l'ho scritta, per come mi sentivo e come mi sento anche ogni volta che la canto, perché essendo molto legata al passato, ai ricordi, mi capita di rivivere quasi ogni volta che la canto determinate sensazioni. Sono molto legata alle emozioni che mi spingono a fare determinate cose. Senti un po', allora questa, ti lancio la provocazione, sempre sì. Dopo aver spulciato modello stalker tutti i tuoi social. Vai! E se ti proponessero un animale con un featuring con la Raffaella Nazionale? Beh, scusami, cavolo, la Raffaella Nazionale è la Raffaella Nazionale. Io adesso è unica. Non ho spazio, ma metterei posto le gigantografie della Raffaella Nazionale. Sono cresciuta, è un mito da sempre. Tutti i punti di vista. Secondo me mi ha fatto sorridere questa cosa, lo sai perché? Perché un po' anche a me, diciamo, credo tu sei più giovane di me, però la nostra generazione, le nostre generazioni sono cresciuti anche con Raffaella Carrà e soprattutto con, nel mio caso, la nonna che era fan di Raffarella, proprio con la R. Sì, sì, sì. Sì, sì. Vieni, c'è Raffarella, c'era questo tormentone quando c'era Raffaella Carrà in televisione, vieni, c'è Raffarella. Sì, mi ha fatto sorridere. La nonna è quella che diceva, allora, io da piccola non l'ho potuto fare, ma io ero la Raffaella Carrà, La mia nonna che mi faceva sempre vedere la sua foto di quando aveva fatto un saggio di danza da piccolissima in prima elementare, mi diceva sempre, io adesso perché vabbè la mia vita è andata così, ma io potevo essere Raffaella Carrà. Quindi grande. Forse le nonne grande. Ci danno delle indicazioni giuste su cosa ascoltare e cosa amare, le vie da seguire. Esatto. Senti, un'altra cosa, e qui mi ricollego un po' al discorso di quotidianità che facevamo prima, quindi mm-hmm. la descrizione della quotidianità che fai, perché in tutta questa storia di animali c'è un luogo in particolar modo che viene utilizzato per il video, che esatto. è forse il simbolo della quotidianità di tutti noi, che è il bar. Il bar, esattamente. Volevo proprio avere il simbolo della quotidianità e che però ha comunque una poetica speciale, racchiude sempre una poetica speciale. E infatti poi anche rivedermi nel video che prendo il caffè, ecco, quella comunque è una poetica, anche semplicemente andare la mattina a prendere il caffè. Certo. In questo momento ha una poetica incredibile perché ne sentiamo tutti tantissimo la mancanza. Sì, è quel tuo momento di distacco dagli impegni che sai che a brevissimo arriveranno. Esattamente, è il momento di raccoglimento ed è sacro, cioè io amo tantissimo almeno andare al bar e prendere il caffè e mi ha permesso anche di avere un contatto con Milano, perché girare per la città e fermarmi a prendere un caffè in un bar X per me rappresentava veramente entrare a contatto con una realtà. E quindi confrontarti con ciò che ti circondava in quel momento, che era la novità. Esattamente. E poi mi piaceva proprio l'idea di avere un luogo bello come il primo giorno. È stato aperto quel bar il 2 giugno dell'87 e non hanno cambiato nulla. Spettacolo. Hanno cambiato semplicemente alcuni panini che fanno, diversi, il panino alla banana, fanno delle cose particolari. La gestione è sempre la stessa, adesso oltre ai genitori ci sono anche i figli. E mi piaceva anche proprio il luogo, veramente è rimasta intatta la bellezza del primo giorno. E sono quelle cose che ti fanno riconnettere con la bellezza di determinate cose. È come l'amore un po' di cui parlo in Animali, che nel passa il tempo, però determinate cose non cambiano. Cambia la vita e mezzo, ma determinate cose non cambiano.
rimangono lì come punti fermi proprio della vita stessa. Sì, sono d'accordo. E per quanto riguarda il resto, poi animali, abbiamo detto il singolo. Mm-hmm. E quando poi, dacci una spoilerata, dai, se ce la puoi dare. L'uscita poi dell'album? Beh, allora, siamo appena partiti, quindi okay. Qui dentro ci sono tante canzoni che desiderano uscire. I miei vicini di casa le conoscono, perché adesso iniziano anche ad aprire la finestra, quindi iniziano a sentire delle cose. E qualche volta mi fa piacere perché sento animali che rimbombano il cortiletto. Ma dai! Questa cosa mi piace tantissimo, sì. E sì, ci sono tante canzoni che aspettano di uscire. Adesso un po' alla volta. E sicuramente la cosa che continuerò a fare, ed è proprio un mio desiderio, è continuare a curare la parte grafica, come ho fatto per la copertina di Animali, perché è una cosa che amo fare, disegnare, e quella copertina fa parte di una serie di disegni che faccio, si chiama Tette sulle spalle, ed è un mio desiderio continuare a mettere questa cosa dentro a mille. Bene, nel frattempo c'è Cortomalte che dice fateci vedere Tonino. Oh sì, che stava a me, ve lo faccio vedere, sta qui perché lui sta sempre dove sto io. Allora, eccolo qua. Eccola! Eccolo! Ciao sì, piccolo! Protagonista sempre. Generalmente i gatti tendono a prendere possesso delle abitazioni in cui abitano. Allora, lui è un gatto particolare perché dell'abitazione non gli interessa nulla. Non gliene frega niente. No, lui anche perché poi si è fatto veramente 9 traslochi. Cioè, poverino. Ha cambiato tantissime case e anche in viaggio io me lo sono sempre portato, quindi ha cambiato veramente tante case. Anche quando mi sono trasferita, lui è arrivato dentro casa, l'ho messo nel bagno per 2 o 3 ore perché nel frattempo si montava tutto quanto qui in casa. Esce dal bagno, tutto montato, c'era un divano, si è guardato un po' intorno, ah, il divano. E si è messo accoccolato sul divano. Fantastico. Come se niente fosse. Fantastico. No, lui è incredibile. Dovremmo essere tutti un po' più gatti e lasciarci scivolare le cose addosso. Sì, lo dico sempre. Lui, sì, però quando parto la sente tanto la questione. Cioè, lui riconosce le valigie, perché io ho una valigia molto grande che è gialla, una valigia media che è rossa, una valigia più piccola che è nera. Quando tiro fuori la valigia gialla, lui si mette davanti a me e la valigia e mi comincia proprio a fissare. Come per dire, che fai? Dove pensi di andare? Esatto. Quindi questa cosa la accusa un po', lo sa. E quindi è molto affettuoso, molto particolare. Quindi abbiamo visto anche Tonino, quindi ci stiamo facendo tutta la famiglia. Esatto. Quindi, detto tutto questo, ricordatevi di andare a vedere il video di Animali, che è una figata dentro il bar storico. Scaricatelo dai principali store. E fate come me che lo guardate e ve l'ascoltate un centinaio di volte, che poi tanto dopo la prima volta vi entra in testa e non ve lo levate più. State tranquilli. Grazie, sono felicissima. No, sono complimenti veri perché effettivamente è quello che succede. La musica è bella anche per questo proprio, no? Perché c'è la musica che funziona e la musica che purtroppo, ahimè, non funziona. Non è che si può essere tutti... Questa funziona e è giusto dirlo quando funziona. Grazie, sono contentissima che tu lo pensi. Senti un po', com'è cambiata la tua vita nella quarantena? Ti è cambiata qualche abitudine, Ovviamente qualche abitudine inevitabilmente è cambiata. Allora... Sì, ogni volta che scendo di casa per andare a buttare l'immondizia, poi ritorno e sono morta, quindi perché non ho più le capacità fisiche e motorie. Di affrontare anche delle brevi camminate, quindi quello è cambiato tantissimo. Non sono diventata una grande cuoca, cioè sono sempre una grandissima pippa, cucina sempre. La mia dolce metà, fortunatamente. A proposito, ma i carciofi poi ieri sono bruciati o no?
Non ne parliamo, infatti lui sta facendo, Raul sta facendo... sì, ma tanto poi avevamo, insomma, nel freezer altre cose. Perché quindi... sennò poi la mamma si arrabbia, se fai bruciare la ciofica. Sì, no, ma infatti, no, poi ho cambiato, sì, è in ascolto, insomma, lo diciamo, ecco, poi ho cambiato direttamente cose, perché sì, faccio bruciare molto spesso tutto quello che me le penso, ma perché amo fare altro. Esatto. Mi piace da morire mangiare, però amo fare altro, cioè nel senso non riesco a ritagliarmi uno spazio dedicato proprio alla cucina. Fai parte della generazione multitasking, semplicemente, non riesci a fare una cosa sola, devi occupare il tempo al massimo. Esatto, cioè se mi metto a scrivere una canzone, poi il mio momento di decompressione è leggo un libro o faccio altro, però la cucina proprio non è una tua passione. No. E, però devo dire che anche per quello che riguarda la musica non mi è cambiato qui dentro, perché qui dentro comunque la situazione è sempre la stessa, anzi probabilmente si è arricchito, perché comunque uscire e vedere, anche semplicemente per andare a gettare l'immondizia e dare un'occhiata al portone e al fuori, comunque fa tanto effetto, perché la situazione sembra di guerra, poi non c'è un nemico fisico e quindi non è una guerra, però la consapevolezza che determinate vite umane ne hanno risentito, quello è. Mi è venuto in mente in questi giorni, sin dall'inizio di tutta questa situazione, mi è venuto in mente quel film 40 giorni dopo, no? Quello... Che un po', diciamo, era molto più catastrofico, perché lì si prevedeva un'esplosione nucleare, e quindi 40 giorni dopo cosa succedeva. Però la situazione per certi versi è molto simile. È molto simile. E te qualche anno fa, quando guardavi quel film, dicevi, ah, figurati, se succede mai una roba del genere. E invece ci siamo. Poi, tra l'altro, proprio per questo motivo, in TV hanno dato cioè i primi giorni di quarantena hanno dato solo film del genere. Sì, comunque un modo per empatizzare, no? E per toccare con mano quella che è la situazione. Però credo anche che, ecco, come ogni grande crisi che c'è stata, insomma, la storia ci ha raccontato che dopo ogni guerra, i dopoguerra hanno sempre c'è una ricostruzione. La ricostruzione, quindi è importante anche che l'umore sia alto, proprio perché è fondamentale, porta molte più cose certo. concrete che rispetto a tante altre cose pratico. Senza dimenticare che l'umore basso porta alla lunga alla depressione, la depressione indebolisce le difese immunitarie e zac! Siamo fregati. Sì, ma è fondamentale, anche perché in questo momento le case sono tutte molto piccole. Cioè, se in un altro momento la mia casa era spettacolare, bellissima, grandissima, un salone immenso, standoci in due tutto il giorno, per giorni, perché noi non siamo più usciti. E anche la spesa, si cerca di fare lo spesone online, e al massimo di prendere proprio delle cosettine alla piccola alimentare alla botteghina sotto casa, proprio attaccato al portone, ma casa diventa piccola, cioè diventa certo. un piccolo spazio vitale, quindi bisogna far fronte a tante altre cose che magari possono essere molto semplici, anche banali se vogliamo, però veramente acquisiscono un significato diverso. Sono d'accordo. E la prima cosa che farai quando uscirai, cosa sarà? Allora, la prima cosa che faccio è esco da qui, vado verso Città Studi, vado a piedi perché la macchina si è fermata, giustamente la batteria è andata, ma non pensiamoci, si fa una bella passeggiata a piedi e raggiungo Davide, che è il batterista di Mosic, è un grande autore e anche l'autore con cui scrivo spesso le canzoni, ecco. Quindi è la prima cosa che faccio, lo raggiungo e magari con la macchina sua
andiamo in studio o ci andiamo a fare una passeggiata. Comunque a raggiungere lui, Certo. la sua non poterlo abbracciare mi è mancato veramente tantissimo. Sì, tutti quanti noi in questo periodo di lockdown. Non mi piace chiamarla quarantena, è brutta veramente proprio la parola quarantena. A volte gli inglesismi, vedi, Sì, perché non ti fa ci danno un pensare aiuto. a cosa stai dicendo, cioè non ti fa pensare alla gravità della cosa, perché è È inglese, più quindi figo, è più. ti Sì. sembra una cosa più alternativa, più figa. Credo che ognuno sì, di noi in questo momento qui abbia avuto sì, una figura, un amico, un conoscente. Tralascio i parenti ovviamente, però un conoscente di riferimento che ha bisogno di abbracciare, di starci insieme. Io non lo saprei dire, ma c'ho un amico che l'altro giorno, era il 25 aprile, mi chiama, insomma, come stai, come va? Mi dice, pensa te cos'è successo. Il 25 aprile sono rimasto. Poi una cazzata, cioè, se ci pensi, è una scemata, veramente. Sono rimasto senza lime e senza ghiaccio, non mi posso fare neanche il mojito. Eh sì. Allora, siccome abita qui vicino a me, mi sono mascherato tutto, ho fatto il sacchetto con il ghiaccio, con i lime, gliel'ho lasciato sotto casa, gli ho suonato e Bello. sono scappato. Eh sì. Piccoli gesti, no? Di Sì. aiuto, di soccorso in questo momento, a volte basta anche un mojito, veramente una stupidaggine nel momento giusto. E infatti il giorno di Pasqua, calcola che è qui, in questo cortiletto che è estremamente grazioso, tutti i condomini hanno pranzato fuori sul balconcino. Il Certo. balconcino è molto piccolo, però si usa fare baldoria il sabato sera e il sabato sera prima di Pasqua ci siamo tutti quanti dati appuntamento l'indomani per pranzare tutti insieme. Spettacolo. Con Davide abbiamo detto, cavolo, però vabbè, sotto non possiamo venire sotto al cortile, facciamo una videochiamata, pranziamo insieme in qualche modo. Sono delle piccole cose che acquisiscono un valore diverso. Poi capirai, io con Davide penso che non è mai successo di non vederci per più di una settimana se non quando siamo in vacanza, magari quando lui Certo. parte, però non ci è mai capitato Un da quando rapporto ci siamo costante. spostati. Che sono tanti anni che ci conosciamo, dal 2008, non ci è mai capitato di non vederci per più di 2 giorni, a meno che uno stesse male, ma cioè quando io stavo male con la febbre, abitavo ad Aprilia, lui mi veniva a portare le medicine o quello di cui Beh, avevo quindi c'è sempre bisogno. stato un rapporto oltre l'amicizia, proprio Sì, un'amicizia è proprio di quelle vere. un fratello proprio. Al di là del rapporto lavorativo che abbiamo proprio riscoperto, perché poi lui si è scoperto autore, lui è batterista, in genere i batteristi non vogliono avere niente a che fare con tutto quello che è armonia, melodia, cantato. E invece lui è un batterista dalle mille risorse, si è scoperto autore, quindi il nostro rapporto anche lavorativo sta vivendo una linfa nuova. E Bello. quindi è molto importante. Infatti, appena ci vediamo, penso ci mettiamo a piangere. Secondo me ci metteremo a piangere. Sì, Può sì. essere, può essere. Credo che non sarete neanche gli unici. Aspetta Esatto, sì. che mi stai scappando. Ah, c'è. Sì, no, mi sa che c'è un po' di ritardo sul collegamento. Ah, ok. Io ti vedo Vabbè, bene. Dimmi vabbè. tu. Ok. No, dovrebbe tornare la linea, insomma. Comunque ti vedo e ti sento e quindi va bene. Ottimo. Quindi, ritornando un po' a questo periodo qui, parlavo l'altro giorno con un altro ospite che è stato Jonathan Canini, che è un comico e attore toscano. Stavamo parlando proprio, come dicevi poc'anzi te, dell'importanza in questo momento qui. Della musica e dell'arte in generale. Un momento storico dove l'arte è stata bistrattata, un po' in ogni sua forma, ma in questo preciso momento, se ci guardiamo un attimo intorno,
tutto ciò che è arte ci riempie le giornate, dal cinema alla musica, certo, alla pittura, eccetera, eccetera. C'è una questione spinosa in questo momento che sappiamo essere quella dei concerti, che purtroppo se ne andranno a farsi benedire, ahimè, quest'estate. Probabilmente poi sarà anche la scelta giusta, non lo so, non sono nella posizione di poterlo dire, di poter dare una mia opinione, perché non ho le conoscenze. Fatto sta che è una fetta importante di mercato, una fetta importante di professionisti che in questo momento non sono neanche considerati, mm-hmm, nella tutela di quello che è il loro lavoro. C'hai da dirci qualcosa? Hai una tua idea? È sicuramente un disastro, perché i concerti sono linfa vitale per tutto quello che è tutto quello che riguarda la musica. Esiste anche altro, ma i concerti rappresentano una fetta molto importante a tutti i livelli. Sicuramente si sta dando molto spazio all'inventiva, all'intraprendenza. È ovvio che tutto questo spirito di fare cose deve essere in qualche modo alimentato da qualcuno al di sopra di noi. Certo. Perché l'entusiasmo sì è molto importante, l'intraprendenza è molto importante, ma tutto poi deve essere alimentato e sostenuto in un certo modo da chi deve poi rendere possibile tutto quello che ci può venire in mente. Le idee poi devono essere messe in pratica. E quindi, oltre ad alzare le mani, uno può sperare in una certa presa di posizione, in una certa da parte di chi di dovere. Da parte di chi di dovere. La musica è molto importante, sta facendo tanto. Io la considero veramente qualcosa di essenziale, anche se, come dicevo prima, non è fondamentale per la sopravvivenza, ma un pochino lo è. Io mi ricordo con tanto affetto una storia che mi raccontarono durante la Seconda Guerra Mondiale. In Inghilterra e in tanti paesi, in Italia, c'erano gli ordini di approvvigionamento. Fra tanti ordini c'erano anche gli ordini dei fiori. E uno diceva, ma non è che se li mangiano... A che servono? E invece no, perché i momenti bui potevano essere, diciamo, in qualche modo vissuti in una maniera più luminosa, anche grazie alla presenza dei fiori. Quella certo. cosa mi rimase impressa, perché dicevo, c'erano proprio l'elenco, le scatole dei fagioli, e poi adesso non mi ricordo che fiori, ma mi è rimasta proprio impressa la voglia, l'esigenza comunque di aggrapparsi al bello. Anche certo. in una situazione drammatica. Beh, ma se tu fai un ragionamento veloce, questa cosa è una cosa che mi hanno fatto notare anni fa, e è vero, gli stessi anni bui, fra virgolette, gli anni 70, gli anni 80, sono stati caratterizzati dal colore, dall'abbigliamento colorato, certo. dai figli dei fiori, dalla disco dance, da tutto certo. ciò che poteva portare allegria. Proprio perché era un momento magari non bellissimo per tanti motivi, insomma. Quindi nel nostro piccolo ci facciamo promotori di questa cosa, diciamo. Cerchiamo in qualche modo di portare un po' di allegria, un attimo di spensieratezza a chi ci sta ascoltando. Un ruolo fondamentale, perché se pensiamo che le prime canzoni erano, se pensiamo a Bella Ciao, no? Quindi sì. La musica faceva parte anche di tutto quello che era un pensiero che bisognava diffondere, certo. Che era sì musica, ma anche messaggio. Quindi fa parte di noi da sempre, ed è fondamentale che venga tutelata. L'ultima domanda, visto che mi ci sei entrata, mi fai il gancione così e poi ti lascio libera.
Ha parlato di Bella Ciao, è inevitabile collegarci al tema serie TV, che è un altro tormentone di questa quarantena, con La Casa di Carta. Qual è una serie che hai sdoganato veloce in questo periodo di lockdown? Guarda, io mi sono innamorata di Unorthodox, ma letteralmente innamorata. L'hai vista? No, la volevo vedere, ma ora mi dai lo spunto buono per iniziarla. È un capolavoro, non ti spoilerò niente, ma posso dirti che probabilmente piangerai e avvertirai tanta speranza nel cuore. Ti dico solo questo. Oh, è stata benissimo, degli attori, la protagonista anche nello specifico, incredibile, da vedere. Ok. Visto che non l'hai vista, non spoilerò nulla. Me la segno. Elisa, è stato un piacere veramente averti qui con noi. Piacere mio. Spero magari poi di riaverti più con calma, magari quando poi riprenderanno, non le trasmissioni, perché le nostre trasmissioni stanno andando avanti comunque, però quando potremo magari poi organizzare qualcosa, sarebbe bello averti anche qua dalle nostre parti. Chissà. Molto volentieri, molto volentieri. E vi ricordo di andarvi a scaricare Animali sui principali store e di andarvi a vedere il video, che è una figata, su YouTube. Grazie. E ti mandiamo un grosso bacione, un abbraccio. Grazie. Un abbraccio anche da parte di Tonino. Tonino! No, adesso si è un po' addormentato, però comunque lui saluta lo stesso, perché lui è molto cordiale e gioviale. Quindi un abbraccio anche da parte sua. Ti faccio salutare dalla mia prugna, che sono colleghi. Oh, bene, ottimo. Un bacione. Un abbraccio. Ciao. Ciao Elisa, grazie. Ciao. A te. E quindi siamo arrivati alla fine della nostra puntata di Quarantalk, insieme a Mille, a Elisa Pucci. È stato un piacere anche oggi essere qui con voi, grazie per averci seguito. Vi ricordo che domani sarà un'altra puntata, saremo in compagnia, domani è martedì, per gli appassionati di calcio e di calciomercato, saremo in compagnia di un famoso giornalista di calciomercato.com e non sto a spoilerare il nome in questo momento, lo scoprirete seguendo i nostri canali. E perciò state con noi, ci vediamo domani alle 15, qui in diretta, sempre a Quarantalk. Ciao a tutti!